Si fa, ma non si dice. Si fa, ma non si dice. E chi l'ha fatto tace, non è che fa il mendace e non ti dice mai la verità. Si fa, ma non si dice. Avete presente come funziona una coppia molto aperta? Anzi, apertissima? Purtroppo non tutti sono d'accordo. State a vedere. Io sono Eulalia e ho un figlio, peggio di suo padre, buon'anima. Per non parlare di sua moglie, Flavia, mia nuora. Per fortuna io sto a debita distanza, al piano di sotto. Io sono Giulio, marito molto aperto. D'altronde, quando le cose con la moglie non vanno più. Io sono Flavia, la moglie di Giulio, si fa per dire. Ma il mio amante ufficiale si chiama Sergio. Io sono Laura, una vecchia amica di Flavia. Ah, ovviamente, l'amante ufficiale di Giulio. Io sono Martina, la nuova cameriera mandata dall'agenzia. Ma dove sono capitata? Martina, lei con quel nome dovrebbe fare l'attrice, non la cameriera. Signora Eulalia, guardi che sia un problema, io me ne vado. Dico all'agenzia che non mi avete voluta e mi faccio spedire da un'altra parte. Fidanzata? Al momento sono libera, ma sono stata quasi un anno con un fisioterapista. E poi? È finita? Per forza, ho scoperto che tutte le sere si faceva una caprese. Una caprese? Ma perché stava dietro? Ma non era un'insalata! Mia nuora, prima ha tradito mio figlio con un geometra del comune, poi si è messa con un ballerino funky, un tipo strano, con i capelli lunghi fatti a treccia. E sono le trecce rasta! Deve essere stato sensualissimo. Statuario. Di chi è questo perizoma? Mio non è di sicuro. Mio neppure, quel colore mi sbatte. Io uso altri modelli. Io non ne so proprio nulla. E allora, di chi sarà? C'è poco da fare. Per sapere come va a finire, dovete venire a teatro. Vi aspettiamo al Teatro Testaccio. Dal 24 febbraio all'8 marzo. Con so fa, ma non si dice. Si fa, ma non si dice. Si fa, poi si rifà. Però nessuno dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.